vecchi edifici abbandonati che tornano a vivere, si riempiono di bambini e ragazzi, diventano punti luce in tristi periferie. Ci tornerai spesso, verrai volentieri? Sì. Sì, mi piace giocare con i miei compagni. È divertente. Cioè, e poi sono ed è bello. È divertente, è bello, dice Francesco, sul campetto da basket con altri compagni, sassaresi dai 6 ai 16 anni, che da oggi hanno un nuovo centro di aggregazione sana nel quartiere popolare di Latte Dolce, il punto luce di Save the Children. Si praticano calcio, rugby, pallavolo e skateboard, si seguono corsi di giocoleria, arte, cinema e teatro. Allo studio sono dedicati spazi interni, dove i giovanissimi possono ritrovarsi semplicemente per fare i compiti insieme ai loro coetanei. Tutto gratis 5 volte alla settimana, nella ex scuola dell'infanzia di via Martin Luther King, messa a disposizione dal comune. Sarà aperto a tutti, a questi bambini, per poter appunto soddisfare il loro desiderio di attività. In Sardegna il tasso di dispersione scolastica è ancora molto elevato, supera il 23%. La struttura nasce in un'area urbana considerata a rischio. L'obiettivo è includere il maggior numero di famiglie, dispensando ai ragazzi cibo per la mente e abbinandolo al costante esercizio fisico. Save the Children si avvale così della collaborazione di educatori e di professionisti scelti dal Comitato Provinciale della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Questo centro può accogliere contemporaneamente massimo 45 ragazzi per una questione poi di sicurezza e di operatori che sono a disposizione, però chi non partecipa un giorno può partecipare il giorno successivo.